Mi trovo presso l'agenzia immobili di prestigio Dharma House e sono con una delle titolari, cioè con Valentina Pirina. Ciao Valentina. Ciao Max, buongiorno a tutti. Allora, oggi noi vogliamo provare a raccontarvi come nasce questa idea imprenditoriale e dunque vogliamo cominciare a raccontare chi è Valentina. Chi sei Valentina? Raccontaci un po' di te. Allora, Valentina è una donna, una mamma, una moglie e un'imprenditrice. Hai scelto un nome importante, Dharma, ma perché questo nome? Perché non esiste un nome che ci rappresenti meglio. Dharma nelle discipline orientali significa il modo etico, il modo puro, il modo corretto, naturale di affrontare la vita e quindi credo che sia davvero il nostro nome. Tu hai un figlio, mi dici che cosa significa avere un figlio? Avere un figlio è un regalo bellissimo della vita e credo che non esista una sfida più grande. Avere un figlio è la spinta che ogni giorno ci dà la possibilità di migliorarci. È, credo, il lavoro più difficile, ma il più appagante che un essere umano possa avere. Un dono. Assolutamente, assolutamente sì. Vale, tu ti occupi di case, quindi ti domando che cosa significa avere una casa, che cosa significa comprare una casa. Avere una casa per me significa avere un rifugio. Casa mia è quel posto dove torno la sera e dove posso essere serena, tranquilla, appagata. Per me è il senso di famiglia avere una casa. Un cliente, chi ci guarda, chi in questo momento sta guardando questo video, che cosa chiede ad una azienda come la tua? Allora, apparentemente quello che i clienti ci chiedono è di poter soddisfare un loro bisogno, cioè la vendita della propria casa. In realtà dietro questa richiesta ce ne sono tantissime. Un cliente ha necessità di essere accompagnato in un percorso, di essere preso per mano, di avere una persona che possa risolvere tutto quello che è tecnico, burocratico, legale, del reperimento del cliente giusto, ma quello che non ci sta dicendo, ma che chiede, è avere una persona che davvero gli possa star vicino in questo grandissimo cambiamento, anche dal punto di vista emotivo, perché lasciare la propria casa per l'italiano è uno dei passi più difficili e più importanti da fare, per cui è un lavoro bellissimo ma non semplice. Quando si parla di azienda, quando si parla di impresa, si dice sempre bisogna essere efficienti. L'efficienza è quello che conta, la cosa più importante. Ma che cos'è l'efficienza per chi deve esercitarla e praticarla tutti i giorni? Allora, per me l'efficienza è prima di tutto una grandissima capacità di organizzazione. L'efficienza è il poter avere contatti i più disparati per risolvere qualsiasi cosa succede nella casa. Efficienza è il saper star vicino, efficienza è il saper ascoltare quello che viene detto, ma soprattutto quello che non viene detto. È il saperci essere sempre per il tuo cliente, saper stare al proprio posto quando serve e saper osare quando serve. So di farti una domanda difficile, forse apparentemente inappropriata, ma che cos'è la felicità? Perché io penso che chi compra una casa, chi realizza il sogno di avere una casa, in qualche modo un pezzo di felicità se la conquisti, o no? Certo, certo. Allora, per me felicità è uno stato d'animo interiore che prescinde dagli eventi. Io sono felice a prescindere da qualsiasi cosa mi accada. Nel campo immobiliare vedo la felicità nelle persone che accompagno all'atto. Non c'è soddisfazione più grande. Quando le persone, al termine di un percorso che magari dura 6, 8, 10 mesi, a volte anche un anno, arrivano dopo un anno di lavoro in squadra, lavoro insieme e arrivano sereni, ecco, questa è la felicità. Chi viene da te, chi si rivolge alla tua agenzia cerca evidentemente qualcosa che forse altrove non ha trovato, ma domando a te
cosa c'è qui che altrove eventualmente un cliente non trova? Con me e con la mia squadra il cliente trova un valido alleato. Il vender casa è sempre un gioco di squadra, è un fidarsi null'altro. Il cliente deve fidarsi di me e io mi devo fidare del cliente. Bisogna lavorare allo stesso obiettivo. Che cosa? Qual è la cosa che fa la differenza? Se mi stai chiedendo questo, ti rispondo che l'elemento che fa la differenza è il nostro lato umano. Siamo persone prima di tutto, prima di essere dei commerciali, prima di essere dei venditori, siamo persone che accompagnano i clienti in un percorso. Un cliente per noi è un cliente per la vita. Il mio rapporto con i clienti non si chiude all'atto. Ci sono clienti che sento ancora dopo 10 anni di attività, qualcuno anche dopo 20. Mi ricordo perfettamente la mia prima vendita e so che anche loro si ricordano di me, perché ci si sente. Shakespeare diceva essere o non essere. Cosa significa essere per te oggi? Questa è una domanda importante. Allora, essere... per me significa mettersi a nudo, tirar fuori la mia vera essenza, che credo che sia una cosa molto difficile, però quando ci si riesce è una cosa bellissima. Il non essere per me non esiste, non è, punto. Allora, con questa citazione hegeliana potremmo chiudere qui, ma voglio farti un'ultima domanda. Ragione o passione? Che cosa guida le tue azioni? Passione. Allora, io mi alzo al mattino spinta da una passione viscerale verso il mio mondo, verso il mio lavoro, se così lo vogliamo chiamare, e sicuramente poi bisogna avere anche tanta razionalità, perché una compravendita è razionale, ma prima di tutto è pancia, è passione, è spinta emotiva, quindi per me assolutamente vince la passione. Valentina, intanto grazie della tua disponibilità. Grazie a te Max, grazie a tutti. E dico sempre che dietro un'azienda ci sono delle persone. Ecco, noi giornalisti cerchiamo di raccontare innanzitutto le persone con quello che è nascosto come uno scrigno dentro di loro. Il nostro compito è riuscire a raccontarvi le persone e portarvi le loro emozioni. Spero di esserci riuscito. Valentina, grazie. Ci sono riuscito tu, a tuo giudizio? Sì, direi proprio di sì. Grazie Max. Grazie a tutti voi, ci vediamo presto.